Torno on board alla Mégane per fare un piccolo video di aggiornamento, visto che è passato un po' di tempo da quando questa macchina ci ho fatto diversi chilometri, devo dire. E dopo l'upgrade dello short shifter, che ha reso il cambio ancora più corto e incazzato, come in effetti avevo già ventilato, ho deciso di fare una mappetta. E dunque io rimango sempre abbastanza perplesso sulle mappe. Diciamo che ormai era un po' di tempo che non ne facevo una su una macchina mia di tutti i giorni. L'ultima era stata la 500 Abarth, però il feedback era stato assolutamente positivo. Diciamo che non mi ero pentito per niente. E la macchina era cambiata tantissimo, è andata perfettamente tutto il tempo che l'ho tenuta. Questa macchina in particolare mi ero lamentato del fatto che tirasse ad alti giri, che fosse poco sfruttabile in basso, che aveva un buco anche nell'erogazione non indifferente. C'era un punto in cui quando si pregiava andava giù e poi ripartiva. Di qui ecco questa decisione di farla fare a un preparatore, uno che conosce bene le auto sportive, fa auto da corsa, un ragazzo in Val d'Arno, e devo dire che è stata di nuovo una scelta assolutamente positiva e da rifare. Macchina cambiata, non mi pento assolutamente. 2500 giri questa volta, tira lineare veramente su e poi a 4, 5 fino a 6000, è una furia. Oh, non mi posso assolutamente lamentare, è una cosa che rifarei mille volte. Adesso già si sente una linearità nell'erogazione che era altrimenti sconosciuta. Ora c'è un po' di traffico, questo col Toyota CHR frena anche a questa curva. Entra in curva e sta dentro come una furia. Della domenica pomeriggio, ancora non ho il tasto sport inserito, faccio le mie solite strade, tanto ormai queste sono. Ribadisco la mia impressione che come daily car è anche troppo, è così divertente, è così inaspettata, che è un peccato. Cioè questa è veramente una macchina da prendere il fine settimana e andare a tirare e divertirsi, e al limite posso anche comprendere chi si compra tutti i giorni una Fiat Punto a gas e si tiene questa in garage per godersela al fine settimana. È un'operazione che ha un senso,
seconda auto sportiva divertente. Perché alla fine, come prima auto, sì, quando vuoi, quando hai bisogno di dare gas, acceleri, ti porta via, eccetera, eccetera. Ma poi alla fine sull'autostrada, in città, beh, insomma, o questa o un'altra, non è che cambi tanto le cose. È che purtroppo la domenica, vedi, c'è gente che prende la macchina solo la domenica. Ah, i peggiori sulla strada, allora, lo devo dire, il C-Max con le figurine del babbo, la mamma, il bambino, il bebè, il cane, quelli paura vera, quelli davanti la domenica li metto sul piano dei camper, roulotte, pandini, nonno col cappello, siamo su quello standard. Niente contro chi ha la Ford Focus C-Max, però ho fatto questa constatazione. Oh, via il tasto, mettere il tasto Sport. E dentro, e la chiude splendidamente, insomma. Allora, non ho messo il microfono diretto col filo perché la GoPro Hero 5 mi sembra sia questa, purtroppo ha bisogno di un ordigno ulteriore per portare il filo, soliti cazzi e mazzi. Quindi spero che si senta abbastanza bene, perché ora devo aprire un filo d'aria, mi fa caldo, perché l'altro upgrade che ho fatto, oltre a questa mappetta, è stato cambiare il terminale. Allora, questa marmitta funziona così, dal downpipe c'ha subito il suo catalizzatore originale, che tale è rimasto, poi ha un centrale lungo sul quale è montato il silenziatore centrale, che ha una bestia lunga in questa maniera, e poi in fondo c'è il terminalino con una pancia abbastanza grande e la curva di uscita. Bene, io ho trovato questo terminalino della Super Sprint, bello. Deciso di farcelo montare, quindi abbiamo tagliato il tubo risaldato, attaccato il terminale, rifatta la curva finale perché non c'era, e il risultato? Cazzo di nulla, cambiato? Niente. Quindi qui l'unica cosa da fare per migliorare il sound è cambiare il centrale e mettere un tubo dritto al posto di quel grosso silenziatore che c'è. Però ho pensato, è un'auto che uso tutti i giorni, ora magari viaggi li faccio con la Mitsubishi, col Pajero, però se mi capita di fare un viaggio lungo con questa, se togliendo il centrale diventa veramente rumorosa e comincia a rimbombare tanto nell'abitacolo, può essere un problema, come in effetti lo era la Peugeot. La Peugeot era impegnativa, molto impegnativa, ti rintronava nell'abitacolo, viaggi lunghi, scendevi e eri mezzo rimbecillito. Quindi non lo so. Sound, pace, ora sta così.
anche perché la macchina adesso è veramente una configurazione molto molto soddisfacente, ecco. Cambio corto, secco, mappa, il differenziato bloccante meccanico c'è già di serie. Macchine possono essere anonime, come ho detto tante volte, anonima come una Golf. L'unica cosa che potrei migliorare magari è mettere qua due bande, che ne so, e dargli un po' una livrea sportiva, però è una macchina veramente anonima, ma dall'anima assolutamente sportiva. Sotto mentite spoglie si cela una belva assetata di strada proprio. Sono contento, dai. Ho fatto piuttosto bene, qua c'è un bel tubone di uscita che mi appassa tutta la cam. E poi sotto è stato montato, eccolo qui, questo con l'uscita e tutto il terminalino, che però per quanto bello possa essere non ha minimamente cambiato il suono, perché il vero problema consiste in questo gigantesco centrale, eccolo là, quel tubone grosso là nel mezzo e si vede la fine, che è lungo quasi un metro probabilmente, e che quello per fare un lavoro fatto bene andrebbe tolto e messo a diritto.